Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e partiamo da Pescara dove tre persone di etnia rom sono state arrestate dai carabinieri per spaccio di droga. Con i soldi ricavati dalla vendita dello stupefacente avevano arredato con gran lusso la loro casa popolare. Tutti i dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Una casa ater trasformata quasi in una reggia e quando i carabinieri della compagnia di Pescara sono entrati per una perquisizione, oltre alla droga hanno trovato arredi di gran lusso non compatibili con la fattiscienza dello stabile sito nel quartiere Rancitelli. In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i coniugi Achille Di Rocco, 47enne, e la moglie Marilena Spinelli di 44 anni e il fratello di lei, Carmine Spinelli di 49 anni, tutti di etnia rom e con precedenti di polizia. I tretti di droga ritrovati dai carabinieri erano nascosti all'interno di due mobiletti. La droga, una volta immessa sul mercato del pescarese, avrebbe fruttato oltre 100.000 euro. La cocaina, quasi tre etti, era di elevatissima purezza e l'attività di indagine è stata condotta appunto in una casa popolare, ma dall'arredamento non sarebbe certo sembrata tale. Come sono partite le indagini? Le indagini sono state condotte con il monitoraggio del quartiere Rancitelli. Ovviamente è una zona particolarmente attenzionata dalle forze di polizia. Parliamo di tre persone che erano già conosciute dalle forze di polizia. Sì, non sono certo, e per l'età e per i loro trascorsi, non sono certo degli sconosciuti. Sono in corso accertamenti patrimoniali sia sull'abitazione che sulle due auto in uso agli arrestati, una Mercedes ed una Renault Clio per un valore di oltre 70.000 euro. Sono in corso degli approfondimenti appunto per verificare la parte della casa ed eventualmente per approfondire, prendere spunto per allargare l'attività. Andiamo avanti con la pagina di cronaca. Con indosso delle divise probabilmente artefatte di un istituto di vigilanza, armati di pistola, due uomini hanno rapinato questa mattina attorno alle 7.50 l'ufficio postale di Via Verrotti a Pescara nella zona di Porta Nuova, riuscendo a fuggire con un bottino che si aggirerebbe intorno ai 195.000 euro. I due malviventi, con una scusa, hanno raggiunto davanti all'istituto gli impiegati che attendevano l'arrivo del vice direttore per l'apertura. I dipendenti si sono dimostrati diffidenti e uno dei due a quel punto ha tirato fuori una pistola. Poi è arrivato anche il vice direttore, uno dei rapinatori è rimasto all'esterno con gli impiegati e l'altro è entrato nell'ufficio con il dirigente facendosi consegnare i soldi. I malviventi, stando alle prime testimonianze, avrebbero accento del sud e sarebbero italiani. Si sono fatti consegnare anche i telefoni cellulari da tutti e poi sono scappati a piedi. Sul posto ovviamente sono arrivati gli uomini della squadra volante, della squadra mobile e la polizia scientifica di Pescara che hanno subito avviato gli accertamenti e le ricerche. Ed ora ci spostiamo nell'Aquilano, restando sempre alla cronaca. Avrebbero messo in piedi una truffa ai danni del comune di Capistrello, in provincia di L'Aquila, riuscendo ad ottenere un risarcimento milionario, tra l'altro nel periodo in cui l'ente si trovava in dissesto finanziario. Per questo sei persone sono finite nei guai e la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro di 812.000 euro. Il personale del commissariato della Polizia di Stato e della compagnia delle Fiamme Gialle di Avezzano ha proceduto al sequestro della somma presso gli uffici postali di Civitella Roveto. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dall'autorità giudiziaria al termine di una complessa attività investigativa. E ancora un incidente sul lavoro nel pescarese. Un camionista di origine pugliese di 45 anni ha perso un dito della mano destra mentre stava scaricando del materiale in una ditta di laterizi di Alanno in provincia di Pescara. In base ad una prima ricostruzione, l'uomo in quel momento era solo, avrebbe messo inavvertitamente la mano sotto il carico amputandosi il dito. Il camionista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Pescara con una prognosi di 30 giorni. E adesso andiamo a Chieti, dove c'è stato il cambio della guardia alla questura. A dirigere la polizia del capoluogo teatino arriva Vincenzo Feltrinelli. Vediamo il servizio.
Vincenzo Feltrinelli è il nuovo questore di Chieti. Nato a Foggia nel 1954 e coniugato con due figli, laureato in scienze politiche presso l'Università di Macerata e in scienze delle pubbliche amministrazioni presso l'Università di Catania, è stato docente presso il centro di addestramento della Polizia Stradale di Cesena. Uomo di grande esperienza, Feltrinelli è stato insignito di diverse onorificenze, tra le quali ricordiamo la nomina a Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica, l'attestato di pubblica benemerenza conferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento di attività connesse alla protezione civile e la Croce d'Oro per anzianità di servizio. Noi interverremo sicuramente con un importante e capillare controllo del territorio sia nei centri urbani che fuori. E fuori dai centri urbani, controllando le grosse direttrici, controllando l'autostrada, controllando le strade statali e anche nei centri urbani. E inoltre, giustamente, con una adeguata investigazione preventiva, e sicuramente diciamo, bisogna avere anche e curare la cultura della sicurezza, soprattutto contare, puntare su una migliore cultura della sicurezza, soprattutto fra i giovani. Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dei temi del lavoro. La CISL sul futuro sboccia da idee e da scelte di oggi. E questo è il tema dell'assemblea che si è tenuta stamane a Pescara nella sede della Camera di Commercio. Fra le priorità ovviamente il lavoro e l'occupazione restano al primo posto e intanto c'è ottimismo per i dati diffusi dal Cresa che hanno parlato di un innalzamento della produzione del manifatturiero e quindi del fatturato nel secondo trimestre del 2014. Andiamo a vedere insieme il servizio. Segretario, oggi nel Camera di Commercio a Pescara c'è questo incontro organizzativo per parlare di presente e di futuro. In tutto questo la CISL come si colloca? La CISL ha deciso di lanciare questa iniziativa assai importante che coinvolge tutta l'organizzazione, dalla base fino alla segreteria nazionale, per dibattere su temi nuovi, su come andiamo a posizionarci come organizzazione rispetto alle grandi trasformazioni del mondo del lavoro e della società dei prossimi anni, trasformazioni che sono così repentine, così forti, così imponenti, e noi dobbiamo essere pronti per questo grande cambiamento. Dobbiamo provare a lavorare sul nuovo, sul futuro, su un mondo del lavoro che è diventato meno strutturato, possiamo dire più liquido, su tutele che debbono essere sicuramente diverse rispetto al passato, su un contratto collettivo nazionale che va bene ancora come cornice, ma la parte più importante e significativa della contrattazione si dovrà spostare a livello territoriale o aziendale. Per un sindacato del XXI secolo ci sono però anche delle priorità, la prima è il lavoro. La prima è il lavoro, il lavoro non si inventa, il lavoro non si istituisce per decreto, il lavoro si realizza attraverso una ripresa economica, quindi l'intero tessuto economico, le istituzioni, la politica devono fare un grande sforzo per rendere il paese e rendere la nostra regione più attrattiva. Dobbiamo essere più attrattiva per gli investimenti attraverso la realizzazione, il potenziamento di infrastrutture materiali e immateriali importanti, e attraverso anche la riduzione della pressione fiscale, perché le aziende sono interessate a venire in un territorio se hanno una burocrazia che funziona bene, una pressione fiscale non asfissiante e anche una sicurezza, la sicurezza che è a un buon livello. Ecco. E adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dei referendum per dire no alla petrolizzazione del mare Adriatico. Ovviamente tutte le associazioni ambientaliste sono mobilitate per spingere proprio i sei quesiti referendari. Questa mattina a Pescara c'è stata una conferenza stampa per illustrare le prossime mosse delle associazioni ambientaliste. Vediamo. I quesiti referendari sono sei, le regioni che lo hanno richiesto sono 10, ieri abbiamo depositato in Cassazione i quesiti referendari,
E ora, entro un mese, arriverà il giudizio della Corte di Cassazione sulla regolarità degli atti depositati, dopodiché la questione passa al vaglio della Corte Costituzionale, che si pronuncerà entro il 10 febbraio 2016 con una sentenza sull'ammissibilità dei quesiti. A quel punto ci sarà la delibera del Consiglio dei Ministri e, sulla base di questa delibera, l'indizione da parte del Presidente della Repubblica del referendum, e quindi si potrebbe andare a votare in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2016. Faccio presente un'altra cosa. Chiaro che uno dei quesiti referendari riguarda l'estrazione petrolifera entro le 12 miglia marine. Con questo quesito si mira a bloccare i procedimenti che sono tuttora in corso, compreso quello su Ombrina Mare in Abruzzo. Certo, il governo sta accelerando per il rilascio della concessione di Ombrina Mare, ma proprio al fine di porre rimedio a questo, la Regione Abruzzo potrebbe già presentare nei prossimi giorni un progetto di legge che vieti in modo illegittimo la prosecuzione del procedimento Ombrina Mare. A quel punto il divieto è perfettamente efficace, sarà il governo poi a doverlo impugnare davanti alla Corte Costituzionale, ma nel frattempo, cioè in attesa che la Corte si pronunci, quindi potrebbe passare almeno un anno, si potrebbe andare tutta tranquillità al referendum. Altre proteste nella nostra regione riguardano l'elettrodotto Villanova Gissi. Continua il presidio del comitato No Elettrodotto sotto la prefettura di Chieti. Noi andiamo ad ascoltare adesso uno dei rappresentanti proprio del comitato che dice no al progetto. Abbiamo ricevuto una lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dice che non è competente in materia, cioè il Ministero che viene indicato nell'articolo 28 del DPR 380 quale organo preposto e al quale compete emettere l'ordinanza di sospensione lavori insieme alla Presidenza della Giunta regionale, oggi ci dice che non ha competenze in materia, pertanto non può emettere l'ordinanza di sospensione. L'ordinanza di sospensione, tra parentesi, richiesta in quanto è stato acclarato che l'opera è in difformità rispetto al titolo autorizzativo. Richiesta che purtroppo è stata fatta il 13 agosto e ad oggi non ha nessuna risposta. I prossimi passi, io personalmente continuo a chiedere una risposta, perché nel diritto del cittadino e nel diritto della singola persona, e questo non è più un problema di elettrodotto oppure un problema di infrastrutture che vengono più o meno realizzate in conformità o in difformità dei titoli autorizzativi. È diventato un problema di diritti. Cioè, se esistono i diritti, esistono le leggi che vengono rispettate. Se invece i diritti o le leggi non esistono e si possono anche non rispettare, inclusi i diritti delle singole persone, che ci venga detto, voglio dire. Io personalmente chiedo solo o di vedere l'ordinanza di sospensione o un documento nel quale si evince che questa ordinanza non la si può emettere e mi si motiva anche perché non la si può emettere. Dopodiché io posso anche andare via, ma fino a quando non ho questo io resto. Cambiamo adesso argomento. Si è svolta questa mattina a Teramo, presso la Camera di Commercio, la presentazione del progetto denominato Made in Italy Eccellenze in Digitale, iniziativa volta a diffondere la cultura digitale e scoprire internet e gli strumenti online al meglio. Elisa Leuzzo. Un progetto volto a contribuire e diffondere la cultura del digitale sul territorio e aiutare le aziende a scoprire come utilizzare internet e gli strumenti online per muoversi al meglio in Italia e all'estero, presentato questa mattina alla Camera di Commercio. Si chiama Made in Italy Eccellenza in Digitale e per Google e Union Camere è il terzo anno. Per quanto riguarda la provincia di Teramo, invece, si tratta del primo anno in cui il progetto viene presentato. Quello che faremo praticamente sarà aiutare le imprese del territorio a colmare il divario digitale che c'è appunto tra l'Italia e l'Europa, nel nostro caso per la provincia di Teramo, e ci concentreremo in modo specifico sui settori agroalimentare e artigianato artistico, lasciando aperti workshop e le consulenze all'interno della Camera di Commercio anche per gli altri settori. Anche perché, come ci dicono tutti i dati che troviamo adesso online, essere presenti su internet è essenziale per riuscire, insomma, a vendere i propri prodotti o servizi, non soltanto online, anche poi direttamente, ma se non altro, siccome il 60% delle ricerche
online precede poi l'acquisto, anche semplicemente per verificare dove sono i nostri prodotti, cosa vendiamo, quanto costano, eccetera. E poi c'è la possibilità di ricevere consulenze gratuite, come? Allora, tre modalità: le consulenze qui all'interno della Camera di Commercio il martedì e il giovedì mattina su appuntamento, oppure veniamo noi nelle vostre aziende se fate parte dei nostri settori di riferimento. Oppure l'ultima opzione è quella dei workshop, il cui calendario è online, a cui potete partecipare a prescindere dal vostro settore di appartenenza. Restiamo sempre a Teramo, parliamo di scuola adesso. Al via il servizio mensa in comune, un servizio che costa all'ente 6 milioni in 5 anni. Al via il servizio di mensa scolastica, un servizio che costa tanto all'ente. Ai cittadini quanto costerà? Ai cittadini costa, per le categorie più deboli, costa quello che costava negli anni passati. Già l'anno scorso abbiamo inserito le fasce ISEE, come abbiamo fatto un po' per tutti i servizi che eroghiamo, per cui chi guadagna di più pagherà qualcosina in più, ma credo che sia un criterio giusto, chi più ha pagare, ma questo è così già dallo scorso anno. Quello che ci tengo a sottolineare è che nelle nostre scuole dell'infanzia si cucina ancora come si faceva una volta, cioè c'è chi la mattina va a fare la spesa e chi poi cucina quello che si compra, a differenza degli altri comuni capoluogo dove invece c'è il pasto veicolato. Io credo che questo sia una cosa importante. Oggi si parla tanto di alimentazione, si parla tanto dell'importanza dell'alimentazione e credo che sottolineare quello che a Teramo per scelta politica si continua a fare credo che sia assolutamente importante, perché ripeto, una scelta politica, che noi ci saremmo potuti adeguare al pasto veicolato e magari far pagare meno rispetto a quello che si paga adesso, però credo che sia importante che i nostri figli quando frequentano le nostre strutture sanno che c'è una cuoca che la mattina, come si faceva tanto tempo fa, cucina per loro. Quindi è una scelta che io voglio rivendicare, siamo soddisfatti, i risultati sono buoni, i controlli che vengono effettuati dalla ASL danno sempre buoni risultati, quindi davvero siamo soddisfatti. Avremmo potuto assolutamente, rivolgerci al pasto veicolato, come avviene in altri comuni. Questo non vuol dire che magari il pasto veicolato non è buono, sicuramente è buono. E adesso ci occupiamo di sanità e in particolare di fertilità, che è proprio il focus del convegno che si terrà domani al Cursal di Giulianova, e noi andiamo ad ascoltare insieme il segretario scientifico del convegno, Francesco Ciarrocchi. Finalmente abbiamo un ministro della salute sensibile che si è occupato di questo problema. Diciamo che le nascite sono zero in Italia, per questo è uno dei paesi al mondo con più bassa natalità, è uno dei paesi dove ci si avvicina alla prima gravidanza in un'età più tardiva. Questo il ministro lo ha constatato e ha deciso che anche per un discorso di welfare, l'Italia deve occuparsi di questo problema sociale. Facendo ciò ha indetto un cosiddetto Fertility Day e ha emanato delle linee guida che sono atte a sensibilizzare la popolazione sulla preservazione e la conservazione della fertilità. Circa il 30% delle coppie si rivolge a un centro di procreazione medicalmente assistita perché hanno un problema singolo o di coppia per quanto riguarda la fertilità. L'orologio biologico dell'ovaio è inesorabile. L'ovaio nel momento in cui non funziona più, non funziona. Nell'uomo il discorso è un po' diverso, può essere migliorato, nella donna purtroppo no. Ci viene incontro a ciò però la fecondazione eterologa. Oggi l'Italia è al passo con gli altri paesi maggiormente sviluppati, si è dotato di una legge, la legge 40, che prevede anche l'utilizzo in Italia della procreazione medicalmente assistita con donatore, sia per quanto riguarda la donna che per quanto riguarda l'uomo. E parliamo ancora di sanità. All'Aquila nasce un'area per gestire il malato oncologico con focus multidisciplinari svolti all'interno di un nuovo ambiente realizzato nell'Hospice Casa Margherita di L'Aquila. Nei prossimi giorni nella struttura ex OMPI verrà approntato un ambiente ad hoc dove potranno incontrarsi le professionalità mediche, oncologo, terapista del dolore, medico di famiglia e medico del distretto sanitario per risolvere le situazioni più complesse sul piano del trattamento del paziente oncologico.
E adesso torniamo a Pescara. I ragazzi della LAD, la Lega Abruzzese Antidroga, si occuperanno della cura degli alberi della città dopo l'accordo firmato fra l'associazione presieduta da Gianni Cordova e l'assessorato al Verde Pubblico. Assessore Di Pietro, Comune di Pescara e LAD in campo per la gestione del verde cittadino. Sì, oggi si rinnova lo spirito di collaborazione fra il Comune e la Lega Antidroga guidata da Gianni Cordova. E i ragazzi della LAD si occuperanno diciamo, della manutenzione, delle potature e dello sfalcio del verde lungo la strada Parco, lungo via Raffaello e piazza Duca, da oggi fino al 31 dicembre, per un progetto che avrebbe in realtà il valore di 5.000 euro, mentre invece il Comune costerà solo 2.400 euro, il resto sarà proprio a carico della LAD. Sono il diritto del reinserimento sociale, attraverso questi lavori possono, diciamo, anche contribuire a livello sociale ad aiutare la città di Pescara, che è quella che li ospita, li accoglie, dove sono nati probabilmente, dove hanno una famiglia. Il comune dal canto suo invece avrà un buonissimo tornaconto, diciamo, perché avrà una mano agli operai, alle squadre di operai del comune nella cura del verde. Io mi auguro che questa attività prosegua nel 2016, anzi venga così incrementata, perché da 20 anni almeno noi facciamo opere di giardinaggio e comunque di manutenzione leggera degli arredi cittadini per quel che possiamo fare, e ovviamente credo che sia una cosa che lascia molto contenti i cittadini nelle zone in cui noi siamo chiamati a operare dall'Ufficio del Verde ogni mattina. E adesso andiamo a conoscere un film cortometraggio sul brigantaggio abruzzese. Un film cortometraggio girato tra Ortona e Padula di Cortino per rievocare le vicende del brigantaggio abruzzese sui monti della Laga e la leggendaria figura del bandito Marco Sciarra. Si intitola Appesa a un filo, il progetto a cura della Proloco di Padula. L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, dal Consorzio BIM, dai Comitati delle Due Sicilie e anche partecipazione dell'Università dell'Aquila, con uno spin-off universitario che coinvolge il Laboratorio di Elettronica Industriale. Il film cortometraggio ha 7 scene, la prima viene girata a Ortona, la seconda la gireremo nei pressi di Cortino, in una zona, in un paesino abbandonato, e poi le altre 5 scene tutte quante all'interno del paese di Padula. Le ultime due le gireremo all'interno di una vecchia cucina dove faremo la locanda del brigante, dove poi il nostro Marco Sciarra verrà tradito dal battistello e verrà ucciso. Completamento del film entro dicembre, quindi intendo quest'anno? Sì, assolutamente sì. La settimana prossima gireremo la prima scena con l'aiuto in zona di Ortona di Mauro Vanni, in arte il nostro Marco Sciarra, che si è dato disponibile su tutto. Un'esperienza che porta avanti oramai da quasi 15 anni, dal 2001, e quindi è un personaggio che mi calza a pennello. Oramai lo stesso Sciarra mi ha insegnato ad amare questi luoghi, i monti della Laga, le persone di Padula che sono delle persone speciali, Claudio, tutti gli amici, la famiglia, quindi sono uno di loro, quindi ho questo personaggio nel sangue, quindi sono qui. Un progetto questo nel segno della continuità con la Notte dei Briganti? Sicuramente, noi con questo progetto pensiamo di ridare vita un pochino alla Notte dei Briganti, che purtroppo per noi si è interrotta qualche anno fa ed è rimasta un pochino comunque nei nostri pensieri, nei nostri desideri. E chiudiamo la pagina di cronaca con una notizia che riguarda da vicino i cittadini di Montesilvano, perché le organizzazioni sindacali, le RSU aziendali e la direzione di Tradeco SRL, che in appalto i servizi di igiene urbana nel comune di Montesilvano, hanno raggiunto e verbalizzato un accordo tutte le argomentazioni poste in essere dai lavoratori nella precedente proclamazione dello sciopero saranno risolte giuridicamente ed economicamente entro il 31 ottobre di quest'anno. Pertanto i sindacati al rappresentante del prefetto di Pescara hanno sospeso lo sciopero programmato per il prossimo 5 ottobre. E adesso andiamo allo sport, come detto, iniziamo dal calcio di Serie B e dal Pescara. La sfida
alla capolista Cagliari e anche un revival per i biancazzurri. Ci sono 4 ex oggi in maglia rosso-blu e c'è anche Cocco dalla parte del Pescara, oltre a Balzano, Salamon, Capuano e Melchiorri. Per questi 5 atleti sarà una gara sicuramente particolare. Andiamo a seguire insieme il servizio di Andrea Costantini. La sfida con il Cagliari regala innumerevoli stimoli ad un Pescara che sabato prossimo all'Adriatico andrà a caccia della seconda vittoria della stagione. Già il fatto di affrontare l'imbattuta capolista isolana basta e avanza per motivare un ambiente un po' raffreddato da un avvio di stagione con il freno a mano tirato. Per Andrea Cocco non sarà una gara come le altre. Il tecnico pescarese Oddo può tirare però un sospiro di sollievo visto che l'ex vicentino è tornato a lavorare con il gruppo dopo qualche problema fisico. Cocco, cagliaritano doc, proverà sicuramente emozione nell'affrontare la squadra della sua città e con cui nel 2005 ha anche esordito nella massima serie. Ma sulla sponda isolana la gara dell'Adriatico sarà vissuta in maniera particolare da 4 ex pescaresi. Il riferimento è a Balzano, Capuano, Salamon e Melchiorri che in un passato recente hanno giocato con la maglia del Delfino. C'è curiosità per vedere quale sarà l'accoglienza che i tifosi biancazzurri riserveranno a quelli che oggi sono i pilastri del Cagliari di Rastelli. Facile ipotizzare applausi per Capuano e Balzano, protagonisti nel Pescara dei record di Zdenek Zeman. Il primo, nato e cresciuto calcisticamente in riva all'Adriatico, deve proprio al Boemo la sua consacrazione. Il secondo, anche capitano nel Pescara di 3 stagioni fa, è rimasto molto legato a Pescara e al Pescara e proprio in città tornerà a vivere una volta appese le scarpette al chiodo. Federico Melchiorri a Pescara invece letteralmente esploso. Con 14 gol segnati nella passata stagione, l'attaccante di Macerata ha contribuito all'ottimo campionato della squadra abruzzese arrivata ad un passo dal traguardo della Serie A. Beniamino dei tifosi ha scelto Cagliari, non senza lasciare però rimpianti. Discorso un po' diverso per Bartosz Salamon. Il biondo difensore polacco, dopo essere tornato per fine prestito alla Sampdoria, era a poche ore dalla chiusura del mercato quasi un giocatore del Pescara. Arrivato in Abruzzo per le visite mediche e la firma, poi ricevuto la richiesta della società sarda, decidendo così di sposare il progetto rosso-blu. I tifosi del Pescara ci sono rimasti male. Fra poche ore capiremo se la delusione è ancora grande e la ferita ancora aperta. Al posto di Salamon in Abruzzo è sbarcato dall'Argentina l'ex interista e napoletano Ugo Campagnaro, che verrà quasi certamente inserito nella lista dei convocati per la prima volta proprio per la gara di sabato con il Cagliari. Un giocatore con tanti campionati di Serie A alle spalle, capace di regalare quell'esperienza necessaria ad un Pescara che anche al Menti sabato scorso ha commesso diversi peccati di gioventù che sono costati la conquista dei 3 punti ad 8 secondi dalla fine. Naturalmente, come avrete capito, il servizio era di Paolo Renzetti. Invece adesso sì, con Andrea Costantini scendiamo in Lega Pro e andiamo a vedere la sconfitta del Teramo ieri nel recupero di campionato ad Ancona. Una buona prova non è bastata ai biancorossi per evitare, come detto, la sconfitta. Il gol dei marchigiani è scaturito da uno sfortunato retropassaggio di Scipioni. Vediamo. Un gol dell'ex Pierantonio Sassano costa la prima sconfitta in campionato al Teramo. Ad agevolarlo un vero e proprio cadeau di Scipioni, un retropassaggio corto sul quale l'attaccante siciliano si è avventato per siglare il gol partita. Un peccato per i biancorossi che fino al gol non avevano subito le iniziative dell'11 di Cornacchini, il quale per l'occasione ha ripudiato la difesa a 4 optando per uno speculare 3-5-2 con l'altro ex Radi in difesa e Amlili in mediana. Turnover per Vivarini che cambia 5-1. Undicesimi di formazione, Caidi, Perrotta, Calvano, Cecchini e Moreo sono le novità rispetto alla gara col Savona. E il Teramo già dopo appena 10 minuti alla più ghiotta opportunità della gara. Polizzi esce a sproposito sul lancio di Speranza, Moreo sovrasta Radi e scavalca l'estremo difensore, ma il recupero in scivolata di Malus è provvidenziale. Il Teramo continua a menare le danze e a metà frazione Speranza incorna troppo centralmente la punizione di Di Paolo Antonio. Polizzi blocca. Al 34esimo il fulmine a ciel sereno che colpisce il Teramo. Scipioni
controlla il rinvio di Polizzi, ma serve maldestramente Tonti. Il portiere teramano cerca la disperata di anticipare la corrente Sassano, ma il suo rinvio sbatte sull'attaccante dorico e si insacca. La rete indirizza la partita e la complica al Teramo. L'atteggiamento già prudente voluto da Cornacchini diventa ancora più funzionale all'Ancona, che si copre e punge di rimessa. Tonti a inizio ripresa sbarra la strada a Cognigni, pescato in area da Konaté. Lo stesso difensore dorico dopo pochi minuti è bravo a chiudere il fraseggio tra Da Silva e Cecchini davanti alla porta. Sul seguente corner Caidi anticipa tutti ma non inquadra la porta. A metà ripresa ci riprova ancora Moreo con un destro dal limite, comunque impreciso. Non portano risultati gli innesti di Petrella e Le Noci per Di Paolo, Antonio e Da Silva, mentre Cornacchini rileva il match winner Sassano con Bussi. Il finale di partita vede gli attacchi sterili e confusionari del Teramo ed ansia l'Ancona ad andare vicino al secondo gol sugli sviluppi di un errato disimpegno di Speranza. Bussi serve Paoli che spara alto. Così dopo 5 minuti di recupero l'Ancona fa sua l'intera posta in 4 giorni, doppio 1-0 alle due cugine abruzzesi. Per il Teramo dell'era Campitelli, seconda sconfitta al Del Conero e in generale 3 partite senza mai segnarci. Domenica altra trasferta a Pontedera contro il Tutto Cuoio. E chiudiamo la pagina dello sport con una notizia di calcio a 5. È iniziata nel migliore dei modi l'avventura del Pescara calcio a 5 nel main round di UEFA Futsal Cup. In Romania, sul campo del Târgu Mureș, i ragazzi di Colini hanno sconfitto nettamente i padroni di casa con punteggio di 8-3 al termine di una gara che i pescaresi hanno comandato dall'inizio alla fine. Oggi alle 16 il Pescara sarà di nuovo in campo per affrontare gli ucraini del Lokomotiv Kharkiv, sabato invece ultima sfida con i tedeschi dell'Hamburg Panthers. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale, io vi ringrazio per averci seguito fino ad ora e vi do il prossimo appuntamento con l'informazione di TV6 che è alle ore 19. Grazie ancora e buona giornata.